quando ero bambino io ci andavo a piedi, macchine non ce n'era. A piedi, a scuola a piedi, il pullman per esempio se si doveva andare, ma non si andava perché non c'era soldi, questo è il discorso, che tutte le famiglie erano tutte gente povere perché andavano a lavorare, parlo io lì di Bedolo, o andavano all'estero a lavorare, partivano la primavera, rientravano l'autunno e allora veniva a spandare. E allora si viveva un po' con la campagna, come io a casa avevamo tre bestie, e allora un po' di formaggio, un po' di burro, un po' di latte, se l'aveva, dopo si coltivava la campagna. E patate, perché altro lì non viene che patate. Ma la mia gioventù, dico, sono arrivato a 20 anni che non avevo una lira scarsella, perché non c'era mezzo di guadagnarle. E la mia famiglia era come tutte le altre, insomma. Erano anni di disperazione, perché chiaramente quello che stiamo passando adesso non è certo quello che abbiamo passato durante la guerra e dopo. E dopo il mondo si è evolto e i trasporti si sono aggiornati. Poi l'evoluzione e la meccanica e anche l'industrializzazione, perché la Fiat dopo si è un po'. Tutta l'Italia si è un po' svegliata, quindi si sono messi a costruire, si sono messi a fare, c'era bisogno. Allora ha cominciato ad avere prima 500, la 600, e si è evoluto il mondo, insomma. C'è stata una differenza madornale da prima, dagli anni dal 50, dal 30 al 50, che non dal 50 al 70. La differenza era sostanziale. Un po' che sono stato in Malga, a fare il pastore in Malga, sono un po' per sorte, sono un po' in campagna e dopo ho cominciato inizialmente di un negozio di alimentare su una cooperativa, poi mi sono messo a fare servizio pubblico privato. Facevo scuole, asili sull'altipiano lì di Pinè. E dopo nel 75, quando hanno fatto la riforma dei trasporti, sono passato alla Tesina finché sono andato in pensione. Io l'ho vissuto abbastanza tristemente, come tutti, poi d'altra parte era la nostra vita. Ma ci siamo rassegnati, abbiamo cambiato mestiere. Avevamo la possibilità di andare alla Tesina a lavorare come facevamo, ma abbiamo scelto di andare a vivere come abbiamo sempre vissuto. Con un altro lavoro. Abbiamo partecipato allo sviluppo dell'azienda del papà. Poi dopo abbiamo fatto altri lavori da quando l'azienda è stata incorporata nella Tesina. Mio padre ha cominciato a fare l'autista per conto di una ditta di Levico e poi gradualmente si è messo per conto suo, prima con i taxi e poi con il servizio pubblico, con le prime macchine di servizio pubblico. 6-8 posti, che erano vetture trasformate in pulmini. Erano macchine di un certo prestigio, una delle quali è ancora viva, se la vuol vedere è in garage, e facevano servizio pubblico. Oltre che fare il servizio di linea, quando il servizio di linea
cessava la sua funzione, c'era il servizio pubblico. La linea era, al mattino partivano da Borgo, andavano a Trento, fermandosi per i paesi, chi c'era poteva salire, e da Trento partivano a mezzogiorno, venivano giù, pomeriggio tornavano su e tornavano avanti e indietro, facevano, poi hanno cominciato con intensificare le corse, prima di guerra sempre più avanti e indietro, fino all'inizio della guerra. Dopo, con la guerra, è stato un po' più problematico il discorso per mancanza di carburanti, gomme, e poi era tutto praticamente sequestrato dai militari, le macchine erano tutte per l'esercito. Ci ha insegnato a viaggiare a legna, perché non c'era nafta, non c'era carburante, quindi mio padre, che era un genio in quei lavori, perché era un bravissimo meccanico, trasformava i motori che andavano a benzina e a nafta con il gas della legna, cioè a gasogeno. E durante la guerra si viaggiava col gasogeno, con la legna, cosa che qui nessuno conosce ancora, cioè non l'ha mai vista, non si può neanche pensare come facevano ad andare. Io però me lo ricordo esattamente qual era la tribolazione di mettere in moto, di viaggiare, di stare, perché andavano fino a Milano con la macchina e il rimorchio. Allora non c'era il pullman, era l'autotreno. La macchina era carica di sacchi di legna e l'autotreno caricavano la roba da trasportare. Immaginiamoci, ci voleva 2 giorni andare a Milano e tornare. Lui ha fatto la patente nel 1922, quando qui è diventata Italia. Lui è stato uno dei primi militari dell'esercito italiano. È andato a Milano nell'aeronautica, e lì ha cominciato a imparare ad operare i motori. Però anche qui, prima della ricostruzione del paese nel 1920, lavorava con le macchine a vapore, che allora non c'erano le gru, si andava con la gru, funzionava a vapore, non funzionava energia elettrica, perché... E allora faceva andare queste caldaie, queste macchine a vapore, no, per la ricostruzione del paese. È sempre stato in mezzo alle macchine da bambino in su, insomma. Con i rotami delle macchine, siano tedesche che americane che inglesi, dovevano ricostruire, praticamente prendevano il telaio di un camion, facevano sopra ci mettevano la carrozzeria di un pullman, lì però parti meccaniche, motori e cose così via se le dovevano mettere a posto, e quello che c'era c'era, altrimenti lo dovevano costruire da ex novo. Erano molto, l'artigianato era molto molto sviluppato e si arrangiavano a fare di tutto. Mio padre, nella sua carriera, ha costruito 11 pullman, e prendendo un pezzo di un camion militare, il motore di quello che capitava, viaggiava spesso nei campi Arar. Allora, finita la guerra, tutta la materia bellica era finita, era nei campi di raccolta, e lì andavamo, io mi ricordo, perché sono andato un paio di volte fino a Casarsa a cercare le macchine che servivano per le gomme, per le balestre. I motori no, perché erano tutti a benzina, cercavamo motori a nafta. Lì si comprava il blocco, si trascinava a casa in qualche modo, e poi si incominciava, disfava le macchine, i camion americani, inglesi e tedeschi, e metteva assieme un telaio di un pullman. Faceva poi, fatto questo, il pullman partiva da casa e andavamo a Schio a fare la carrozzeria dalla via. Dalla via, mi pare che questo sia un dalla via. Andava nella stessa carrozzeria di qui, che di c'è Schio, ancora, che c'è ancora, e costruivano la carrozzeria.
perché la Fiat era, era usciva dalla guerra, non aveva la possibilità, disastrata, non aveva la possibilità di fornire i mezzi che ci servivano, e allora bisognava arrangiarsi. Beh, ho visto che mi sono comprato questo mezzo, andare a fare scuola, sì, ho visto che si guadagnava qualche lira più che del negozio, e allora ho fatto quell'attività lì. Ah, era un pulmino Volkswagen, perché allora non ti ricaudavano per fare servizio pubblico più posti, no? Perché dipendeva anche le zone, ma allora era una roba un po', insomma, non era come oggi che danno le licenze e le patenti come le patate, no? Allora bisognava avere molti requisiti per avere questa licenza. Io avevo questo pulmino Volkswagen che era 9 posti. Facevo Regnana, Brusago, Tiasse, come primo, quando che lavoravo per il mio conto, facevo quei paesi lì, di scuole e asili. Il lavoro ho fatto, prima facevo il commesso e poi ho fatto 25 anni alla Tesina come autista. Avevo già la patente, dopo ho fatto domanda per far l'autista, ma ero già entrato con l'idea di far l'autista, solo che per entrare alla Tesina al momento si poteva entrare anche così, insomma, facendo il lavaggista. Si cominciava alle 8 e c'erano il tunnel dove passavano le corriere e poi passavano queste corriere, si puliva il davanti e lì dietro. È come un lavaggio normale che c'è adesso, ci sono i rulli, passa dentro in mezzo e la corriera e veniva pulito a mano il davanti e lì dietro. Ho iniziato a fare il cuoco, dopo ho cominciato a fare l'autista, ho sempre fatto l'autista. Ho fatto 32 anni di autista, ho cominciato la Tesina nell'ottobre, primo ottobre 78, e ho sempre ho smesso nel 2009. Il primo giorno ci hanno accompagnato con autisti, la prima settimana, e dopo siamo andati da soli, insomma, senza niente di particolare, una vita tranquilla. Io ho fatto Ponte Arche, Tione, Campiglio, un po' di tutto. Stavo magari 3 mesi a Ponte Arche, 3 mesi ho fatto a Cavalese, si dormiva là e si mangiava là, e dopo si ritornava a casa magari ogni 15 giorni, un po' così. Dopo ho fatto autobus e dopo sono arrivato anche a Borgo. Gli autisti erano tutti della zona, tutti di Bedolo, di Basilica. Ora li conoscevo tutti bene, sì, ci trovavamo anche, non so, alla sera tante volte quando facciamo il servizio, o ci trovavamo a Brusago a bere un bicchiere di vino, così, tutti in compagnia, insomma, che allora c'erano anche i bigliettari, no? E qui, adesso non ci sono più. Allora si faceva un po' di allegria lì. Strade bianche, non c'era viabilità perché quella poca che c'era asfaltata era forse dentro i paesi, e tutto il resto era strade bianche. Non si può neanche pensare le strade che ci sono adesso con quelle di una volta. Basta andare, non so, fra da Levico a Pergine, via Curve di Levico, la chiamano così, e pensare che era bianca e tutto il traffico passava da quella strada lì, non è che, insomma,
ci siano state molte macchine all'epoca. C'era... Fino al 60 ci sono state 10-15 vetture in paese, adesso ce ne sono più di 1000, se non di più. Ma la nostra esperienza è stata, per quanto riguarda la mia esperienza, è stata bellissima, perché da bambino in mezzo alle macchine, in mezzo ai motori, in mezzo all'olio, era favoloso. Arrivavo a casa e c'era la mamma che adoperava la soda per pulirci. Perché era qualcosa di... Si arrivava a casa, insomma, molto molto sporchi.